sentire a tutti. Presidente, passo alla lettura di una nota a nome del sottoscritto e del capogruppo del Partito Democratico. I sottoscritti, dottor Antonio Vietti, avvocato da Fiarebene, nella qualità di capogruppo del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, con la presente significano quanto segue. In data 19 aprile 2010 il Consiglio Comunale ha provveduto ad eleggere con delibera numero 8 il collegio dei revisori dei conti. Tale deliberazione è stata oggetto di annullamento d'ufficio da parte del Consiglio Comunale con delibera numero 10 del 29 aprile 2010. Annullamento sulla cui opportunità e sulle cui modalità si nutrono numerose perplessità e dubbi. Già l'attenzione dell'autorità giudiziaria competente, istante anche la legittimità della deliberazione numero 8 del 19 aprile 2010, nonché la perfetta costituzione del collegio dei revisori, così come in quella sede eletto. A lungo infatti, tra l'altro, si rileva che l'articolo 5 del decreto legge 239 del 94, convertito nella legge 444 del 94, espressamente prevede che i provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. I sottoscritti, pertanto, nel ribadire il proprio stato di grande preoccupazione per le decisioni assunte dal Consiglio Comunale con la deliberazione numero 10 del 29/4/2010 e sugli effetti della stessa derivati, tenuto conto altresì che risulta essere stato notificato all'ente ricorso giudiziario da parte del componente del Collegio dei Revisori dei Conti eletto in data 19 aprile 2010, il dottor Ciro Di Matteo, ritenendo che allo Stato sussistano le condizioni affinché possa considerarsi ancora validamente costituito il collegio così come eletto con la delibera numero 8 del 19 aprile 2010, ritengono che sarebbe opportuno procedersi al rinvio della seduta del Consiglio Comunale odierna, avente ad oggetto la nomina del collegio dei revisori dei conti, anche al fine di scongiurare e verificarsi di danni erariali che potrebbero determinarsi in seguito e per effetto di eventuali scelte poco avvenute dell'assise civica. Antonio Verge, Alfredo. Presidente, chiedo che venga messa agli atti questa nota. E prego, tra l'altro, Presidente, avveniamo a questa nota anche copia del ricorso notificato dal revisore dei conti eletto il 19 aprile 2010. Quindi lei ci consegna anche la nota della platea. Una copia informale e la cortesia consigliere Duccio. Allora finito l'intervento, consigliere.